Diamo il nostro benvenuto ufficiale. Grazie Mario a voi. Zaffaro. Mi sentite bene? Ho il caso di mettere le cuffiette. No, no, ti sentiamo Sentiamo benissimo, bene, ci sentiamo sentiamo benissimo. bene. Va bene, allora procediamo. Siamo in 1, 2, 3, 4, più io. Yes. Ok, Sì, perfetto. siamo in buona compagnia. Noi siamo, beh, ci presentiamo, siamo i quattro rappresentanti appunto del I Salvemini. quattro Credo che tu rappresentanti del liceo. già Del Salvemini. conosca Aniello, esatto. E poi vabbè, io sono Davide, poi c'è Giuseppe, c'è Adriana. E quindi insomma è un onore per noi averti qua, È un onore, nel un grande piacere. senso Ma l'onore è soprattutto mio, ragazzi. quando Aniello ha proposto questa, nel senso quando Aniello è venuta questa idea e ci ha dato questa opportunità, no? di poter contattare te, di poter chiederti appunto se sei disponibile. A me si sono proprio illuminati gli occhi, insomma, perché comunque ti ho sempre ascoltato, dico, nel senso mi fa veramente piacere averti qua. Cioè, ti sto parlando da Certo. fan adesso più che da rappresentante, proprio sinceramente parlando. Esattamente, Quindi ci siamo veramente, mi vengono in mente tantissimi ricordi, ci siamo veramente divertiti con le tue bellissime canzoni. Quindi grazie. è veramente un Vabbè, onore per noi, è un grande piacere. un Io onore adesso. anche per me, insomma, conoscervi, che siete tutti più piccoli di me. Io purtroppo ho un'età, insomma, però mi piace sapere che ci siano generazioni nuove che mi ascoltano. Questa è una cosa che Tantissimo, non tantissimo. succede a tutti i cantanti. È vero, è vero. Allora, Beh. io ragazzi non so quanti sappiano del tuo vero nome, ma il primo spunto, la prima domanda che ti poniamo è come nasce Tony Tammaro? Come nasce il nome Tony Tammaro? Ma il nome, guarda, nasce in una maniera semplicissima, poiché mio padre faceva anche lui il cantante, cantava canzoni classiche napoletane. Allora, per non creare confusione nelle famiglie d'arte succede, vabbè, ma quello è il padre, no, il figlio, i nomi sui manifesti. Allora papà mi chiese, trovati un nome d'arte. Ora, dovendomelo trovare, fece una cosa semplicissima, presi una serie di bigliettini, di foglietti di carta. Su alcuni foglietti scrissi dei nomi semplici in quattro lettere, come si fa adesso. Oggi, quando ti cerchi un nome d'arte, deve essere bello facile da memorizzare. Ci misi dei nomi di quattro lettere, tipo Tony, Enzo, Gino, e dall'altro lato, misi su altri foglietti scrissi dei cognomi tipici napoletani, cioè Gargiulo, Scognamiglio, Esposito. E andai a tirare da dentro, l'avevo mischiati, andai a tirare come nome mi uscì Don e come cognome mi mise Tammaro. Li misi vicino e dissi, oh, questo suona bene. Quindi così nasce il nome d'arte di Don Tammaro. Che poi è Bellissimo, bellissima questa cosa, mi ricorda, che poi mi veramente. ricorda, diciamo, questo parallelismo mi viene in mente, fra l'altro, la storia anche dei Red Hot Chili Peppers, che appunto dal nome strano si può intuire che fecero anche loro, se non sbaglio, proprio questo metodo di sorteggio che poi alla fine, a quanto ho capito, porta fortuna, perché insomma, tu l'hai scelto così e sei Tony Sì. Tammaro, loro l'hanno scelto così e sono i Red Hot Chili Peppers. Comunque, insomma, credo che porti bene. Vabbè. Facciamo altre domande o continuo su questa? Un Vabbè, attimo, si sta sempre sul nome, ma l'assonanza con Tamarro e quindi è casuale. sì, è casuale perché Tammaro comunque è un cognome qui si usa molto in provincia di Caserta, anche in provincia di Napoli, c'è un sacco di gente che si chiama Tammaro, quindi l'avevo messo nella rosa dei cognomi, è casuale l'assonanza, sì. Però è sfizioso, io avrei detto che invece fosse Vero, vero. studiata, un po' come nel caso di Checco No, Zalone, no? Che comunque Checco Zalone, appunto, è Checco Zalone, perché Cozzalone vuol dire, insomma, vuol Tamarro, dire però Tamarro, in pugliese, effetti, sì. in Puglia, sì. Quindi diciamo che, oddio, mi stanno venendo tanti collegamenti adesso, in realtà non me li ero preparati, però vedi, parlando, comunque, quando la conversazione è interessante, vengono i collegamenti. No, è vero, Mi sarei voluto chiamare anche Tony Garzulo, insomma. vero. Eh sì. È curiosa sapere questa cosa, perché uno dice, dai, uno se le chiede queste cose. Salvatore No, Gargiulo, avevo non messo lo auguriamo. come condizione di non chiamare, se fosse uscito Tony ed Esposito, non mi sarei potuto chiamare Tony Tony Esposito, Esposito. perché c'è un percussionista che si chiama famoso che si chiama Tony Esposito. Quindi in quel caso l'avrei dovuto ritirare dentro i bussolotti dove avevo messo i foglietti. Avrei dovuto rifare il sorteggio. E invece, ma poi a questo punto mi viene spontanea la domanda, al primo colpo,
è uscito Tony Tammaro, oppure c'erano altre combinazioni che poi hai dovuto scartare, perché a questo punto la No, curiosità avrei è dovuto lecita. scartare semplicemente, avrei dovuto scartare solo Tony Esposito se fosse uscita. Ah, quindi è stato al primo Però, colpo Tony Tammaro. no, è uscito al primo colpo. Ragazzi, io sono stato sempre un ragazzo fortunato, perché comunque nella mia vita sono successe tutta una serie di cose, ma fin da quando avevo l'età vostra, sempre fortunate. E quindi anche questa è stata una circostanza fortunata, perché il nome comunque è molto memorizzato, molto commerciale, come si dice Sì, adesso, insomma. infatti. Per Quindi questo pensavamo funziona. che era più studiato come. No, no, assolutamente, casuale. È bello. Comunque, vabbè, diciamo che forse hai già risposto a questa curiosità che mi era venuta spontanea di pensare in questi giorni. Diciamo, forse l'hai già indirettamente risposta a questa domanda, vero? Perché ti volevo proprio chiedere com'era nata questa tua passione per la musica, ma a questo punto mi viene naturale da pensare che derivi proprio da tuo padre, appunto, forse lui Sì, che ti ha sì, sì, passato sì. questa passione. No, posso risponderti, però con mio padre c'è stata una contestazione feroce, perché papà cantava le classiche, oggi si direbbe che faceva le cover, cioè cantava canzoni di altri, canzoni classiche napoletane. Io invece non ho mai amato cantare canzoni di altri. A me se mi chiedi di cantare una canzone di Pino Daniele non ci riesco proprio, non è più forte di me. E quindi devo scriverle io. E iniziai a scrivere. Chiaramente papà, quando gli feci leggere le mie canzoni, disse: ma come, con tanti autori importanti che abbiamo avuto a Napoli, non arrivi tu e ti metti a fare canzoni? E insomma, praticamente me le bocciò. E quindi mi sono dovuto fare tutta la carriera da solo, senza nessun aiuto da parte di mio padre, perché mio padre mi boicottava, diceva che le mie canzoni facevano pure schifo. E poi alla fine penso di averla spuntata io, ecco. Sì, infatti Sicuramente. sei riuscito bene. Infatti, io, per quello ti volevo chiedere appunto anche quando è cominciata questa passione, come è cominciata, nel senso, come è cominciata appunto da tuo padre, però nel senso anche magari la passione per uno strumento, o anche il primo testo quando è nato, se c'è stato proprio un episodio magari che ti ha invogliato proprio a esprimerti con la scrittura, non so. Sì. Sì, allora a casa mia giravano le chitarre. Cioè, papà lo faceva di mestiere il cantante, quindi praticamente fin da bambino c'era sul divano, c'era sempre una chitarra appoggiata da qualche parte. La tentazione era fortissima di prenderla, di imbracciarla e strimpellare qualche cosa. E un po' mi ha insegnato papà, un po' ho proseguito io per conto mio, però da autodidatta, con gli amici che ti facevano vedere gli accordi, ho imparato a suonare la chitarra. Poi a casa mia giravano parecchi dischi e anche parecchi libri, però purtroppo di un unico argomento. Cioè, c'avevamo una libreria enorme, era quanto una parete, tutti i libri solo su un argomento, la canzone classica napoletana. Per cui a me alla fine mi è venuta pure una specie di repulsione verso queste canzoni, che poi peraltro sono bellissime le classiche napoletane. Però non ce la facevo perché papà le cantava, aprivo un libro e ci scrivevano le canzoni napoletane. Di positivo c'è stato questo, che leggendole le canzoni classiche, cioè piuttosto che ascoltare, leggendo i testi, ho imparato a scrivere bene, cioè a usare le metriche e le rime, cose che magari non vedo in molti ragazzi oggi, parecchi rapper, spesso ci sono dei salti nel testo, perché proprio non vengono rispettate le regole, diciamo, musicali. Invece io quelle lì le rispetto bene, e questo mi consente di essere orecchiabile, perché quando tu una canzone fai una quartina, la scrivi bene, come Dio comanda, eri la reginetta di tutta Baronizia, avevi il nome semplice, il tuo nome era Patrizia, per dire. Quando quella quartina è fatta bene, poi diventa orecchiabile e la gente dopo 20 anni la canta ancora. Se invece io facessi un testo sconclusionato, cioè ora no, non la so neanche fare, perché sono abituato a rispettare quelle regole che poi sono antichissime, sono le regole della canzone classica napoletana. Che poi sono regole, diciamo, le regole della musica alla fine vengono dettate dalle emozioni, no? Questa è la cosa che mi viene da dire. Quindi, Sì. poi automaticamente, quando qualcuno trova il modo di saper scrivere, che riesce a far provare qualcosa alle persone, ne rimane condizionato, non riesce più a scrivere male, perché quando si riesce a capire, no, quel meccanismo, a quel punto viene naturale, no? Almeno credo. Sì, guarda, Davide, è un compromesso che devi fare, perché se tu volessi scrivere, chiaramente le canzoni sgorgano, ti vengono dalle emozioni. Però se le scrivi così come stiamo parlando fra di noi adesso, quando le vai a mettere in musica,
stonano, non escono fuori delle canzoni. Magari la canzone la riesci anche a fare, però c'è una differenza fondamentale che io, in cui credo, che è la differenza fra una canzone e una canzone di successo. Cioè, la canzone di successo è quella che resta, quella che dopo 2 anni che è uscita te la ricordi ancora. Per fare sì che le canzoni siano ricordate, purtroppo devi rispettare certe regole di scrittura, devi scrivere in rime, devi Certo. scrivere. E quindi a volte è un po' complicato perché l'emozione ci sta, ti viene voglia di scrivere di getto, però ti devi fermare un attimo, magari un concetto non lo puoi esprimere perché dovevi rispettare la rima. Questo succede a me. Analizzare, sì, analizzare i pensieri e riuscire poi a esprimermi. Infatti, poi un grande artista è anche questo il suo punto di forza. No, prima di tutto sapersi emozionare, ma poi saper esprimere nel modo corretto quelle emozioni, perché appunto tramite queste regole. Per quello poi molte persone provano emozioni forti e vorrebbero esprimerle, poi appunto solo tramite queste regole e solo tramite una buona conoscenza appunto anche di queste regole uno poi riesce ad esprimere quello che poi in realtà prova, immagino. Ma vedi, Davide, c'è una tecnica, ci sono due tecniche differenti. Una è quella di scrivere canzoni e l'altra è quella di scrivere romanzi, di scrivere libri. Ecco, magari se c'hai qualcosa da dire, io lo consiglio sempre, se avete molti concetti che vi girano per la testa, emozioni, esprimetele liberamente su un bel foglio, però non tentate di metterle in musica perché là invece diventa complicato. Quindi meglio scrivere romanzi piuttosto che canzoni. La canzone purtroppo c'è uno spazio limitato. Io per esempio me lo sono dato da solo il mio spazio, che te lo faccio vedere che è questo. Questo è il blocco su cui scrivo le canzoni, che è il foglio A4. Appena vado a finire sul secondo foglio, già la canzone non funziona perché è troppo lunga e non viene memorizzata. I trucchi del mestiere, diciamo, hai trovato i tuoi equilibri. Sì. Poi ogni artista scrive alla sua maniera, però io nel mio piccolo credo di aver piazzato delle canzoni che dopo tanti anni si cantano ancora, perché E evidentemente certo, dopo 13 rispettano. anni. Assolutamente. Ma Tra basta l'altro, no, o sono di più o di meno. no, che io canto, raga, voi dove andate? Cioè, io canto da 31 anni. Cioè, è la cifra astronomica. Ha invertito quel 13 che aveva No, detto no, però giustamente. io intendo 13 anni da dove ho visto vedevo poi su YouTube sentendola quando uscì Oltre Rote. Il Trenode sì, è del 98, ma io già ero un Ah, quindi veterano quando è uscito il Trenode. pure. Sì. Ah, perché su YouTube stava da 13 anni, poi non No, so la se canzone è ancora di che anno è il viva. Rock Veda Mare, che anno è? Però ci sta una canzone mia che si chiama Patrizia, quella addirittura del 90, cioè c'ha 31 Sì, anni tra quella canzone. l'altro, tra i ragazzi che stanno Lì. seguendo l'assemblea, ci chiedono chi è Patrizia, come nasce la canzone. Ah, Patrizia, guarda, nasce così appunto per un fatto musicale. Io vivevo con mia madre a Rione Alto a Napoli, un quartiere dove c'è la zona ospedaliera. E lì vivevamo in questo palazzo di 7 piani e io sentivo sempre una signora che chiamava la figlia dal balcone: Patrizia, Patrizia. Però io questa Patrizia non l'ho mai vista perché era un quartierone pieno di case, quindi eravamo tante, tante persone. Però avevo questo nome Patrizia perché la signora, come mi affacciavo la mattina, Patrizia, Patrizia. A un certo punto io avevo la chitarra in mano, quella faceva Patrizia e io facevo oh. Ed è uscita la cosa, il ritornello di Patrizia. Comunque era una ragazza che viveva nel mio palazzo, ma che non ho mai visto. No, è cosa bella, però, nel senso, non È una lo so. dedica romantica a una donna che, anche tra l'altro, ci chiedono anche com'è nata la storia del Tre Rote. È un fatto realmente Ti hanno accaduto? veramente Realmente rubato accaduto, i meloni, sì. hanno scritto. Eh? Hanno scritto: ti hanno veramente rubato i meloni. No, a me no, però Scherzosamente. io ho visto la scena. In realtà non erano meloni. Ecco, per il fatto delle rime che ti dicevo prima, io ho dovuto cambiare, l'ho fatti diventare meloni. Ma io ho assistito alla scena, erano pomodori, perché ero andato a cantare in Puglia e in Puglia di notte partono i camion dalla Puglia che portano i pomodori a Salerno dove vengono messi nelle scatole. E c'era questo tir pieno di pomodori, enorme questo tir. A un certo punto il tir ha sbandato, ha avuto un incidente, si è ribaltato e sono caduti tutti i pomodori sull'autostrada. Io ero in macchina che avevo finito di cantare,
E ci siamo fermati sull'autostrada, è arrivata la polizia che si è portata a sto povero uomo che ha avuto l'incidente con l'ambulanza. A un certo punto la signora è uscita dalla macchina, ha fatto, però mo è peccato, si perdono questi pummarò. E quindi ha preso le buste e si è caricato di pomodoro. Appresso a lei tutte le macchine si sono caricate di pomodoro. Quello stava all'ospedale, la gente si rubava i pomodoro. Io non avendo niente da fare, ero rimasto indietro con la macchina bloccata nel traffico. Ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere la canzone che poi con le rime è Bellissimo. diventata rime. Ci scrivono anche qua il nostro sviluppatore, ci scrive Tony, alle medie ho vinto il karaoke con una delle tue canzoni. Mica solo tu, guarda, sono contento perché allora un sacco di gente mi dice che d'estate vanno nei villaggi turistici a fare le vacanze oppure sulla nave da crociera, cantano la canzone di Donny Dumber e vincono il premio. Quindi tanta gente ha vinto premi grazie alle mie canzoni. Poi tra l'altro ieri è uscita una cosa bellissima su internet. C'era il Clementino, il cantante, che ha pubblicato sulla sua pagina un video in cui c'era lui da bambino, Clementino a 7 anni, che cantava L'animale di Donny Dumber. Wow, che cosa bellissima, Ma però. Clementino quando mi vede fa sempre maestro, maestro qua, maestro là, perché lui praticamente è cresciuto da bambino cantando i rap, il primo rap napoletano, poi alla fine l'ho fatto io quando faccio Morigliano, Provolone, Coppetiello, Corrimone, Insalata e Putate, il rap dell'animale. E quindi lui me lo dice sempre, io ho iniziato a cantare grazie a te. E quindi questa cosa mi fa piacere. Chiedono anche di Super Super Santos perché è un Santos. pezzo della loro infanzia. C'è un pezzo della Allora, nostra Super infanzia, anche Santos, Super sì. Santos. Super Santos è stata la mia infanzia perché in pratica, vivendo in un quartiere tutto di cemento, avevamo solamente un vialetto che stava sotto casa e ho passato tutta l'infanzia e la gioventù a giocare con Super Santos. Se non che nel vialetto c'era la bottega di uno che faceva il sarto. Allora, spesso quando tiravamo il pallone andava a finire dentro dal sarto. Il sarto stava con le forbici in mano, pigliavo il pallone, boom, e ce lo bucavo. E quindi da là è nata. Poi quando sono diventato grande mi sono ricordato questi episodi e ho scritto la canzone del Super Santos che viene schiattato dal portiere, ma in realtà non è il portiere di Santo che ce lo distruggeva. Sì, diciamo licenza poetica, appunto, ti trasformi un po' la realtà Perché per l'ho al fine detto, della la rima. realtà la Sì, devo per eh forza sì. trasformare per una questione di rime. È vero, no, ma a me piace davvero tanto conoscere, diciamo, proprio poi il significato, no, che c'è dietro ogni canzone, in particolare quello di Patrizia mi ha colpito, perché diciamo fin quando al Super Santos era intuibile, fin quando il Tre Rote, sinceramente, io pensavo fosse una cosa di fantasia, però il fatto di sapere che sia successo realmente, che tu ci abbia assistito, veramente mi ha stupito anche quello, però quella di Patrizia, come storia che per adesso hai raccontato è quella che mi è piaciuta di più, perché in effetti è davvero una cosa singolare, cioè nel senso a me piace davvero molto. Io spesso leggo articoli sulla musica, perché mi interessa capire proprio cosa ha spinto determinati artisti a scrivere determinate canzoni, perché hanno fatto delle scelte, eccetera, no? Diciamo, mi piace la musica e poi infatti conoscere proprio da cosa scaturisce, no? Un brano è sempre bello e questa è una storia che non avrei mai potuto immaginare, quindi è stato davvero bello poter sapere, no? Guarda, ti faccio vedere una cosa, questo è il mio braccialetto, non so se si riesce a vedere, che mi sono fatto scrivere da Patrizia per un fatto di devozione, anche perché questa Patrizia mi ha portato fortuna, alla fine mi sono comprato questo braccialetto e ti sono fatto incidere, tu quanti pensano che è la mia fidanzata, invece è la mia canzone. Diciamo, è come se fosse una musa ispiratrice ormai. È tutto nato per caso, però poi è diventata. Assolutamente sì. Che Tony, qui ci bello, chiedono. bravo. Cosa ne pensi della nuova scena rap napoletana, in particolare di Jelier? Allora, io li seguo spesso, però li seguo in maniera diversa da voi, perché quando tu fai lo stesso mestiere, scrivi canzoni. Io non è che mi godo le emozioni, mi sto a sentire la canzone, sto sempre a cercare gli errori come se fossi un professore, capito? Vado lì, li leggo. Anche quando fai un film, io ho fatto un film, da quando ho fatto il film non riesco a godermi, non vado più al cinema, perché come vedo il film immediatamente dico no, questo ha sbagliato l'inquadratura. Quindi per quanto riguarda loro, premesso che sono tanti, non riesco a seguirli perché ogni mattina ce n'è qualcuno nuovo, mi perdo tra le sigle. Di Gioielli so dire solo una cosa, che un giorno lui è venuto a comprare un paio d'occhiali qui sotto casa mia dove abito io
e non si poteva camminare, sono arrivate le macchine della polizia, dei carabinieri. Quindi è fortissimo. Cioè, oggi si diventa famosi e questo mi fa piacere perché i ragazzi di oggi, i rapper, escono grazie al web. Oggi, se sei bravo, diventi subito famoso. Sì, Invece, vero. prima no, erano movimenti delle case discografiche, investimenti, le radio che ti passavano, Sì. spesso a pagamento, perché le radio, quando ti passano la canzone, comunque pretendono un cambio merci. E invece oggi mi fa piacere perché tanti ragazzi, il primo è Clementino, che è un mio carissimo amico, sono diventati famosi semplicemente pubblicando un video sul web. Sì, adesso è Infatti, diventato i tutto più social veloce, ma per un media processo più cambiano molto. lento. Sì, io c'ho altri amici miei che si chiamano i psicologi e loro pure sono Sì. fortissimi. Sì, ma non, senza passare per le case discografiche. Io Esatto, purtroppo oggi. parlando di indie, Io credo che sia stato il primo a essere. credo di essere stato il primo indie della storia perché non mi andava di fare compromessi. Cioè, io il mio primo disco me lo sono pubblicato da solo con i soldi miei. Poi è uscito, all'epoca non c'era la rete, andò a finire sulle bancarelle, se lo comprarono tutti e diventai famoso. Però senza aver firmato contratti, perché le cosiddette major a volte sono pericolosissime. Cioè, nel senso che tutto quello che poi ci sta da monetizzare, da guadagnare, se lo prendono loro e al ragazzo che ha scritto la canzone non gli fanno vedere niente. Invece oggi vedo che molte persone si autoproducono e fanno benissimo. Sì, effettivamente oggi è diventato quasi, cioè, anche una categoria musicale importante, l'indie, ascoltatissima come nuova categoria, come assolutamente. Infatti poi spesso fra l'altro viene un po' fraintesa come categoria perché magari pensando ad indie si pensa proprio a uno stile musicale, ad un genere musicale, invece e questa anche fa parte un po' di quella magari disinformazione, oserei dire, mentre in realtà appunto l'indie non è altro che il modo in cui una persona si produce, non quel che produce. E quindi diciamo che appunto ho approfittato anche per dire questa cosa che spesso invece non è tanto scontata, non è tanto conosciuta, no? Infatti pensando ad artisti indie, adesso mo ci vuole, si può pensare a artisti molto differenti fra loro, anche solo guardando lo scenario appunto italiano. E quindi anche su questo Tony è riuscito a farci chiarezza, insomma, ci ha dato lo spunto per parlare anche di questo argomento. E diciamo, è per quello proprio ti volevo chiedere, visto che magari c'è qualche ragazzo comunque che qui a scuola ha il sogno di incidere un disco, comunque di diventare un cantante, fra l'altro, che sarebbe anche il sogno mio perché comunque sono veramente appassionato di musica, ti volevo chiedere, ma com'è stato proprio, oltre all'emozione di vedere il disco finito, ma anche proprio il processo che c'è stato dietro, cioè com'è nato il adesso faccio un disco e proprio il processo che c'è stato nel finirlo, insomma, com'è stata Sì, la storia? ma all'epoca quando ho fatto il mio primo disco, io le canzoni erano ultra collaudate perché le avevo già cantate nei locali, io la sera cantavo nei locali, premesso che mi davano, vabbè c'era la lira all'epoca, comunque tipo 20 euro pigliavo la sera per cantare e cantavo per 3 ore di seguito in un locale e cantavo in tutti i locali di Napoli, quindi ho avuto modo di testarle perché se una canzone non faceva ridere, io me ne accorgevo, vedevo che il pubblico non rideva, la cassavo, la toglievo dal disco. Quando feci il mio primo disco, infatti poi cominciarono a girare tutte e 10 brani. In genere quando fai un album ne azzecchi una, ne azzecchi due, e l'avevo azzeccate tutte e 10 perché già le cantavo da 2 anni. L'album lo feci per un'esigenza, perché la gente arrivava nel locale dove io cantavo e si portava dei registratori a cassetta all'epoca e mi registravano. Dissi, scusa, anziché registrarmi, poi lo faccio io l'album così la sera me lo vendo e mi guadagno pure qualcosa vendendo il disco nel locale. Ma mai avrei immaginato che il disco poi finisse sulle bancarelle e io diventassi abbastanza conosciuto. L'emozione c'è perché all'epoca fare un disco ci voleva una barca di soldi, mi feci prestare soldi dagli amici perché le sale d'incisione, pensa che per incidere un brano prendevano 300, vabbè, diciamo 300 euro all'ora, cioè per fare un disco devi starci almeno una quindicina d'ore in sala d'incisione.
Oggi i costi si sono abbattuti perché il disco te lo fai a casa con il computer, insomma basta. Oggi un microfono buono, vai su Amazon, ti compri un microfono che veramente ci canti dentro, lo paghi 100 euro, 150 euro e vengono pure bene i prodotti. All'epoca le sale di incisione avevano microfoni che costavano 10.000 euro, quindi si sono abbattuti i costi, oggi è più semplice fare musica. Qui ci fanno un poco di domande. Allora, abbiamo. Vediamo un po'. Allora, ci sta chi chiede: ma poi a Michele hai davvero tirato l'orecchio? Riferimento alla canzone Michè. No, Michele è una canzone di fantasia, di pura fantasia, però io certe cose le ho osservate, le ho viste, cioè c'erano e ci sono ancora purtroppo quelli che per la strada, Michele viene a capum e danno gli schiaffi dentro la testa ai figli, ci sono dei trogloditi che crescono i figli con gli schiaffi e tirando le orecchie, prima ce n'erano di più, grazie a Dio stanno diminuendo questi animali e io voglio fare la canzone sul padre troglodita e marisco. Ci chiedono Anche la anche storia questo della Smart. la storia della Smart. Allora, sì, la Questa si Smart. deve per forza sapere, cioè questa La per forza Smart. è Allora, la Smart leggenda. praticamente è una macchina immortale, perché ancora, voi se vedete in giro, la prima Smart uscì nel 1998 e in giro se ne vedono ancora, cioè camminano ancora. Quella è una Smart che praticamente gli cambi un pezzo, te lo pigli da un'altra Smart, alla fine riesci sempre ad arrangiare. Dopo 20 anni cammina ancora quella macchina. E quindi io ne vedevo certe disastrate. Poi tutto questo, io ho scritto la canzone Smart senza aver mai guidato una Smart in vita mia. Non sapevo manco com'era fatta, però mi piaceva l'idea di questa macchina immortale che cammina sempre. Per dei pezzi, ma continua a camminare, ecco. E poi è Qui ci diventata fanno anche leggera. un'altra domanda, ci chiedono, ma gli artisti usano le bugie per dire la verità? No, Ci non chiedono. credo. No, dipende dall'artista. Ce ne sono di bugiardissimi. Vedi, io credo che l'artista debba essere coerente. Cioè, se tu mi senti cantare, dici, oh, come sono allegre le canzoni di Tony Tamaro? Vabbè, se mi incontri per strada, dici, oh, come allegro Tony Tamaro? Cioè, c'è una coerenza anche nella vita privata. Invece ci sono, ho conosciuto artisti che scrivono canzoni d'amore e poi dopo vanno a casa e picchiano le mogli. Ci sono questi qua che non c'è coerenza fra quello che scrivono. Lo fanno per business, lo fanno per soldi. L'artista deve essere sincero, cioè, come quello che ascolti nel disco, quello devi trovare poi quando lo incontri. Così la Deve penso io. essere l'immagine di sé, cioè nel senso bisogna sapersi esprimere se stessi tramite le canzoni, quindi a quel punto non dire quel che si è davvero, appunto, diciamo, è mentire comunque, è farlo per il Sì, ma semplice neanche essere dilettarsi troppo, a scrivere. sinceri, cioè sinceri nel senso di ci sono stati dei cantanti, soprattutto nel periodo dei cantautori, quello che mi ha formato a me, quello dei cantautori degli anni 70, dove quelli magari in dalla canzone ci metteva pure quante volte andava in bagno, insomma. Cioè prendere la propria vita e buttarla, darla in pasto al pubblico. Ecco, ci vuole anche una forma di pudore. Cioè, ci sono delle canzoni degli anni 70 dove si parla di cose proprio privatissime. Ecco, quelle là uno se le tiene per sé. Però, sai, già doverti vendere le tue emozioni no, non è facile, non è, cioè, ci vuole una faccia tosta enorme, cioè, per dire. Per metterti a nudo in una canzone, per dire tutto, sviscerare tutto di te. Io ci tengo a tenere qualche parte nascosta, tipo la mia famiglia, insomma, non ho mai parlato di mia moglie e dei miei figli nelle mie canzoni. Ecco, quello cerco di evitarlo. Invece altri cantautori ci buttano dentro pure il fatto che ho già litigato col figlio. Ecco, quelle cose là me le voglio evitare. Sì, Penso di c'è fare una una domanda. ci chiedono. Sì, Finalmente Adriana grazie. parla. Brava. Una domanda, dato che sono una delle icone della musica demenziale comica insieme a mostri sacri come Elio, le storie tese, Schianto, Squalo, No, Spumante. scusa, come hai letto Elio e le storie tese? Sai chi è Elio e le storie tese, vero? Sai chi sono Elio e le storie tese, No. vero, Adri? No, come no? Ah, vabbè, vedi, Adri, poi ti do qualche nome, ti ascolti un po' di musica Volevo farti interessante. tre domande. Hai mai avuto contatti con questi ultimi? C'era una scena della musica Sì. demenziale italiana oppure vivevate come realtà separate? A parer tuo, la musica tecnica unita alla comicità è morta in Italia? Aspetta, l'ultima non l'ho capita, Adriana, me la ripeti? La musica? A parer tuo, la musica tecnica unita alla comicità è morta in Italia?
Allora, ti spiego, bella, bella domanda, non so chi l'abbia fatta. L'ha Alessio fatta Gargiulo. Alessio Gargiulo. Ma che grande, Alessio Gargiulo, è un amico mio. Alessio, ti Immagino saluto. chi Questa abbia domanda è sfidato stata davvero Salvatore. interessante. Bravo Alessio, perché è un mio amico, lo conosco. Alessio, complimenti, bella domanda. Allora, saluto Alessio. Allora, la scena musicale demenziale italiana si riuniva, avevamo una specie di festival tutto nostro del demenziale che si faceva a Torino e che si chiamava il Festival di San Scemo. Io tra l'altro a questo festival ci ho partecipato, l'ho vinto la bellezza di 3 volte. E lì si riuniva tutta la scena musicale, quelli che facevamo questo genere di canzoni. Poi il festival non si fa più da diversi anni e quindi ci siamo persi di vista, ognuno opera per conto suo. Di questi personaggi, Squadra, no, non li ho conosciuti perché sono la generazione precedente alla mia, non ho avuto modo di conoscerli. Invece, per quanto riguarda gli Elio e le Storie Tese, ho conosciuto Faso, il bassista, che si fece pure una fotografia col disco di Tony Tamba in mano, fu molto simpatico a sta cosa. Ci conosciamo, io conosco loro, ascolto la loro musica, sono andato a vedere tutti i loro concerti e loro conoscono me perché comunque di rimbalzo nell'ambiente ci conosciamo. Per quanto riguarda la domanda, spero di averla compresa, quella l'ultima, sulla faccenda tecnica. Io credo che per scrivere canzoni demenziali bisogna andarci giù con le ballad. Cioè, devi avere una battuta lenta. Quando inizi ad usare battute che superano i 120-130 bpm, quando sei troppo veloce, spari parole a raffica, funziona per il rap, ma non funziona per la canzone comica, diciamo. Perché se vuoi far ridere, devi dare anche lo spazio tecnico alle persone di ridere. Quindi se tu cominci a sparare, mentre ti arriva la battuta, stanno arrivando altre parole, non riesci neanche a metabolizzarla, ad ascoltarla e a farti una risata. Io lascio lo spazio per la risata, cioè quando suoni in quattro quanti, uno, due, tre, quattro, fino a tre c'è il mio parlare, a quattro è lo spazio per farsi una risata. E poi dopo ricominciamo da capo. Sono cose. Spero di aver capito la domanda. Sì, Sì, il tempo comico, come anche fra l'altro proprio dai comici, per esempio da stand-up comedy o comunque dai comici proprio del teatro, comunque è importante lasciare lo spazio, anche, diciamo, tu hai riportato questo, il tempismo degli attori comici nelle canzoni, diciamo, appunto. Anche se credo che più che altro, questa era una parte della domanda, se non sbaglio la parte successiva era anche chiedere proprio se in Italia fosse anche morta al momento questo genere musicale, se sia stato appunto messo da parte, secondo te, se magari tu stando anche più vicino a questo genere hai qualche notizia, anche magari qualche artista da consigliarci, per esempio. no, la musica demenziale è, diciamo, purtroppo ci sono stati dei lutti all'interno delle band, perché, vabbè, Elio e le Storie Tese si sono sciolti dopo che è deceduto anche qualche membro della formazione storica. Gli Skyandos, la stessa cosa, il cantante non c'è più. Quindi praticamente è un genere innanzitutto di nicchia questo della musica demenziale. E io l'ho scelto e lo faccio, lo pratico, senza aver mai cambiato genere da 30 anni. Però siamo in pochi, perché è molto più semplice fare il cantautore o fare rap o fare altri generi musicali. No, no, non sono molti quelli che scelgono di dedicarsi solo a questo settore, che è la musica demenziale, che sarà l'1%, il 2% del totale della musica che si fa in Italia. Una domanda, l'ultima direi, poi ci avviamo alla conclusione. Sì. Tony, assieme il nostro tecnico che organizza l'assemblea Alessandro chiede, Caputo. Tony, Salutiamo Alessandro. assieme alla riduzione dei costi per l'incisione, c'è anche una svalutazione dei diritti d'autore. Ad esempio, un tempo c'erano i vinili che costavano parecchio, ora ci sono supporti streaming. Ma ragazzi, vi spiego, quando finimmo di vendere i dischi, perché diciamo che ormai sono 10-15 anni che i CD stanno lì nelle vetrine. Però chi è che se lo compra? Ormai a casa non ci abbiamo manco più il lettore per ascoltarlo. In macchina non si vendono più gli autoradio che si mette il CD dentro. Oggi il CD serve solo a una cosa: a
come oggetto da esporre nella tua cameretta con l'autografo sopra. Quindi l'unica occasione in cui si vende un CD è quando fai un firmacopie. In quel caso la gente lo compra, ma non lo scatta nemmeno, non lo ascolta nemmeno, lo mette esposto e fa vedere agli amici che c'ha l'autografo sul disco. Dicevo, quando finimmo di vendere i dischi, che si erano venduti per più di 100 anni e poi non si sono venduti più, noi artisti stavamo a lutto, diciamo, vabbè, è finita un'epoca, da oggi in poi guadagneremo solo con le serate. E invece non mi ero accorto. Allora a quel punto prendemmo tutti noi, io fui uno dei primi, tutto il nostro materiale e lo buttammo su Spotify gratis, lo regaliamo. E invece dopo pochi mesi Spotify ti manda dei soldi, ci manda un assegno. E poi ne è arrivato un altro, ma a un certo punto si guadagna anche con Spotify, ecco, Per grazie a YouTube Dio. anche. Perché noi, tra l'altro, io lo faccio di mestiere, faccio solo questo e basta. Per vivere, campiamo facendo le serate, i live dal vivo, e quelli si faranno sempre perché non puoi creare, a meno che non riesci a fare nel metaverso, riesci a fare un Tony Tamaro virtuale, però in linea di massima, se non ci sei tu in carne e ossa che canti. E ci pagano per questo. E poi si guadagnava, molti artisti sono diventati, addirittura i Beatles, i concerti non li facevano proprio più, vendevano Infatti solo sì. dischi, perché quei dischi si guadagnavano cifre stratosferiche. Oggi no, con lo streaming non guadagni più quelle cifre stratosferiche. Poi tra l'altro ai tempi dei Beatles anche le certificazioni erano diverse, cioè per avere un disco d'oro dovevi vendere 1 milione di copie, ma oggi 1 milione di copie non lo vende più nessuno. Oggi il No, disco infatti. d'oro te lo danno a 10.000 copie. Nel mio piccolo le ho vendute pure io 10.000 copie parecchie volte, insomma, quindi basta, se no parlo troppo, insomma, ecco, volevo dire questa cosa, che i dischi non si vendono più, però qualcosina si guadagna dallo streaming. No, no, ma ci fa Io piacere volevo fare sentirti una parlare, domanda. anche perché ci dà degli spunti. Vai, vai. Allora, a prescindere dal genere musicale di cui si parli, secondo voi il valore del cantante, cantautore, quel che sia, ha perso un po' il valore di una volta? Ma vedi, questi sono discorsi che ogni decennio si fanno. Pure quando ero piccolo io dicevo: vabbè, ma la musica non è più quella di una volta. Si è sempre detto che la musica agli inizi del Novecento si diceva: però le canzoni non sono più quelle dell'Ottocento. Siamo sempre a lamentarci. E invece no, i fermenti ci sono e ci saranno sempre. Io adesso non vedo l'ora di andarmi a vedere Sanremo quando comincia. Sono secoli che tambaro da che ero bambino. Ogni volta che c'era Sanremo, guardavo Sanremo per vedere che aria tira, perché poi all'interno di questi contenitori, ma o Sanremo o fosse anche il web, su YouTube ogni tanto vado a fare dei giri per vedere se stanno nascendo delle forze artistiche nuove. Sono secoli che si dice: no, vabbè, ma non c'è più niente da dire con la musica. Invece no, perché poi all'improvviso appaiono dei fenomeni incredibili. Quindi anche quest'anno sicuramente da Sanremo su 30 canzoni ce ne uscirà magari un ragazzo giovane che fra 20 anni sta cantando ancora, insomma, quindi la musica c'è ancora tanto da dire. E poi diciamo che sì, in effetti si ha sempre nostalgia di un'epoca che non si è vissuto, no? Oltre, cioè, spesso alcune persone grandi si rifanno ai momenti della propria infanzia per dire quella musica era meglio, però in realtà poi spesso capita, e questo magari anche con noi giovani amanti del rock, per esempio, diciamo si ha un po' la nostalgia di un'epoca che non si è vissuto, che però si immagina proprio come una grande epoca a livello musicale, per esempio, no? E comunque sì, per il fatto i Beatles, io in realtà al momento sto leggendo un libro proprio sui Beatles, e infatti se non sbaglio, in un periodo, non ricordo gli anni precisi, però c'è un periodo di ben 4 anni in cui non fecero assolutamente nessun concerto, se non sbaglio dal 66 al 70, smisero totalmente di fare concerti, e infatti poi l'ultimo concerto della loro storia, a differenza di 4 anni dall'ultimo, fu proprio su un palazzo. Il Di famoso non mi Levin ricordo che Peak. città, esatto, proprio per la presentazione diciamo, in onore del nuovo album che sta a uscire, che appunto è del 70, Let It Be, e fecero queste quattro canzoni dal vivo su questo palazzo, totalmente in modo trasgressivo verso le forze dell'ordine, senza assolutamente avvisare nessuno. Le persone che si stavano trovando a passare in quel momento furono le persone più fortunate probabilmente al mondo Certo. in quel momento, e si riuscirono a godere appunto l'ultimo concerto dei Beatles. Sì, insomma. Ti
C'è un problema che riguarda le generazioni su questo, su questa cosa di fruire della musica. Allora, innanzitutto c'è un problema tecnico che chiunque supera i 40 anni comincia ad invecchiare, inizia ad avere nostalgia di quando ce n'aveva 20 e quindi di conseguenza anche della musica che ascoltava quando ne aveva 20. Per cui a volte si mitizza come se io ti parlassi di quelli che ascoltavo quando avevo 20 anni, come se fossero stati dei grandi, che oggi quelli di oggi fanno schifo e che quelli dell'epoca mia erano migliori. Invece non è affatto vero. Bisogna stare sul pezzo, gli artisti nascono in tutte le generazioni, quindi è una cosa legata al proprio invecchiamento. Una cosa che però vedo fare alla vostra generazione, no, noi, la mia generazione, contestavamo un po' con gli artisti che ascoltava. Per dire, mio padre ascoltava dei cantanti degli anni 50, io dicevo, papà, non mi piacciono. Invece vedo che voi andate a scavare, andate a prendere delle discografie dei genitori. Per dire, io a casa mia c'avevo i vinili miei di quando ero ragazzo, quelle Zeppelin, di Purple, e mia figlia me l'ha sequestrato, ormai che c'ha l'età vostra, sono suoi. Ecco, questa è una cosa che noi non facevamo. Voi forse siete la prima generazione, ma voi siete la generazione del web, cioè la prima generazione nativa internet. Io vi chiamo la generazione degli archivisti, cioè nel senso che voi state prendendo tutto ciò, tutto lo scibile umano, a parte la musica, ma anche la pittura, la letteratura, e la state comprimendo, la state trasformando in tanti MP3, la state inserendo tra l'altro voi fate un consumo spietato di musica. In una sola giornata ascoltate 200 artisti, perché io vedo i miei figli che ascoltano un brano, dopo 20 secondi passano avanti e passano un altro, quindi in una giornata vi arriva tanto un bombardamento che a me non mi è arrivato in tutta la vita di musica. Però voi state classificando e fate bene, vi state studiando anche chi c'era prima. Però io dico, il consiglio che do sempre ai giovani, studiate quello che c'era prima, ma comunque rilanciate. Cioè, proponete, inventate anche voi qualcosa. Non è che passiamo la vita per dire a guardare come quelli che vanno a vedere i musei, com'è bravo quello, com'è. Vabbè, ma falla anche tu un quadro, cioè dipingi, create anche voi qualcosa. E se no poi si ritorna a quel concetto di cover, giustamente, meglio dare del proprio che semplicemente poi saper apprezzare è importante, importantissimo, però anche dare del tuo, poi a quel punto bisogna mettersi anche in gioco, no? Sì, ma sai, Saper Davide, dare io del le proprio. cover band non le sopporto. Perché per me non c'è futuro. Io conosco tanti ragazzi che dicono: noi facciamo una musica, bravi ragazzi, che fate? Facciamo cover, facciamo le cover di Ligabue, le cose. Ma scusa, se mi devo comprare un disco di che ne so, delle Zeppelin, certo mi vado a comprare quello originale, non mi vado a comprare il vostro che avete fatto la cover. Quindi io Certo. sconsiglio a tutti di fare cover. Se c'hai da dire, ma anche se non sai scrivere, scrivi comunque, fai qualcosa, ma non mitizzate quelli che c'erano prima di voi. O come Capirà? dice Cavarezza, meglio fare un testo strumentale che un pezzo che non faccia testo. Questa mi sembra. Vabbè, ma Michele è un grande, insomma. Michele, Vabbè, sì, io la do, e io qua guardo, Cavarezza. ma con. Infatti, sono un grandissimo fan. Ma figurati se Caparezza voleva passare tutta la vita ad ascoltare Frank Zappa, a quest'ora faceva le cover di. Cioè, Caparezza ci ha avuto il coraggio. Stavo dicendo una cosa, c'era cioè, la signora, cioè, gli attributi. Di fare qualcosa di suo, insomma, ci vuole coraggio a fare Sì. qualcosa di tuo, ecco. Infatti, infatti. Certo. No, mi era venuta una domanda in mente che ti volevo dare, più che altro una considerazione, me la sono dimenticata. Vedi quando poi vengono tante idee in mente, quando la conversazione è interessante, mi balenano così tante idee per la testa che adesso mi sono dimenticato. Avevo acceso il microfono per dire una cosa. Passiamo dalla linea agli altri, allora. Sì. Vabbè, io direi, non so, cosa. Uno spunto generico, cosa ha da dire Tony Tamma a Alicia Salvemini? Allora, Liceo Salvemini, di Sorrento, vero? O siete a Sì. Fiano? Sì. Siete a Sorrento, Sorrento. Sorrento. Vabbè, io innanzitutto adoro Sorrento, insomma, quest'estate penso che mi vedrete passeggiare, ci conosceremo anche di persona. Ah, speriamo. Sì. Vabbè, a Sorrento si vive di turismo, voi invece avete scelto altro. In realtà i ragazzi di Sorrento, ne conosco tantissimi, sono famosissimi, o portano le navi, o stanno a fare gli chef, o hanno, sono proprietari di grandi alberghi, eccetera. E invece voi avete scelto altro. Quindi, che cosa c'ho da dire? Che siete una gran bella generazione. Io
i figli che sono di questa generazione. Forse si diceva, lessi pochi giorni fa, la generazione più istruita che l'Italia abbia mai avuto. Ed è verissima questa cosa. Cioè, più istruiti, cioè, a 15 anni già parlate tre lingue. Quindi io vi ammiro tantissimo. Siete di un'intelligenza mostruosa. Vorrei vedervi al potere, perché purtroppo in Italia al potere ci stanno ancora certi vecchiacci della vecchia guardia, o anche nelle pubbliche amministrazioni. Per dire, quando vai alla posta, trovi sempre la vecchiazza che non sa usare il computer e comincia a dire: no, oggi manca la linea, dovete tornare domani. Ecco, se quella signora gli diamo un bel reddito di cittadinanza e la rottamiamo e ci mettiamo dei ragazzi come voi a lavorare io già mi immagino, io mi voglio godere la mia vecchiaia. Quando entrerò in un ufficio mi diranno: ciao, sono Adriana, cosa posso fare per te? Cioè, questa cosa mi darebbe enormemente piacere, perché oggi quando hai a che fare con la pubblica amministrazione è sempre un tornate avanti, che zanno fanì. Pochi giorni fa leggevo sul Corriere della Sera che, in mancanza di insegnanti, in questo periodo di pandemia, alcune scuole sono dovute ricorrere a dei ragazzi di 18 anni, hanno preso dei liceali e gli hanno affidato una classe ai bambini delle elementari. Ma lo sai che mi è venuto da piangere? Mi sono commosso a pensare a una diciottenne che gestisce una classe. Perché a voi non vi fanno gestire niente, porca miseria. Cioè, vi tengono sempre in stand-by, vi tengono parcheggiati. Invece noi abbiamo una generazione che davvero potrebbe prendere l'Italia e farla diventare il più bel paese della terra. Però, se non ve lo danno lo spazio, andatevelo a prendere, come fece la generazione del 68, che scassò tutto e sta andando a prendere il potere. Se i vecchi, perché qua abbiamo le poltrone occupate dai vecchi, a cominciare dai politici, che non se ne vanno, non mollano. Questi bisogna cacciarli e vi dovete piazzare voi. Io vi voglio vedere tutti a fare i sindaci, a fare gli amministratori, a fare i deputati, a fare i presidenti della Repubblica a 35 anni. Voglio vedere una generazione giovane in questo paese di vecchi. Ecco. Grazie, Giustissimo. bellissime, bellissime Bellissime parole da discorso parte di... politico. Grazie. No, no, ma a La me, discussione. mi è piaciuto veramente molto, proprio Anche a me. questo in particolare, è una bellissima parentesi, che vedo che in effetti quel che hai detto tu si ripresenta, nel senso vorremmo avere spazio e... Sì, bello, no, non aggiungo altro perché non c'è nulla altro da aggiungere, hai fatto un discorso perfetto, Se guarda, non io... c'è altro, ci avviamo alla conclusione. C'è altro? No, qualche domanda, magari non so se c'è qualche altra domanda, l'ultima Penso hanno domanda, finito con le Sidon. domande, quindi penso possiamo anche avviarci alla conclusione. Allora, Io quindi farei un grandissimo ringraziamento a Tony Tammaro, grazie a Vincenzo Arnelli, in voi. arte Tony Tammaro. È stato veramente un bellissimo incontro, ci ha fatto veramente tanto, tanto piacere. Ragazzi, se vi fa piacere, io poi il bello di fare il cantante è questo, che a parte andare a cantare, poi non c'è niente da fare tutta la giornata, capito? Quindi quando mi volete chiamare qualche altra volta, per Con me è un piacere. piacere. Grazie Se ci avevate 40 anni non mi faceva piacere parlare con voi, però siccome non siete vecchi, a me mi fa estremamente piacere, quindi chiamate ogni volta che volete. mille. Nei commenti un mille. ragazzo ha Di scritto: date una che? Una medaglia a medaglia a Tony. Infatti sì, Oh, meritatissima, meritatissima sarebbe. quando avete bisogno di me, sono il primo. Andiamo a Roma, andiamoci a... Cioè, io poi me ne vado. Prendetevi il Parlamento, ragazzi. Allora, è stato un piacere. Grazie Ti ancora. Un grandissimo piacere. salutiamo. Allora, salutiamo Tony Tammaro. Grazie Grazie mille. mille. Grazie Grazie, a alla voi. prossima, allora. Ciao. Massimo rispetto. Ciao. Massimo rispetto. Massimo rispetto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.